cortesia una collaborazione da parte vostra, tutto il pubblico. Bisogna fare un bel applauso forte per dare inizio alla manifestazione. Ripeterei subito un forte applauso. Grazie ragazzi e complimenti.
festival che è insito nella tradizione della nostra città e non solo, che tutti un po' abbiamo imparato a conoscere e amare nel corso di questi 29 anni. Ma voglio dare ancora qualche informazione aggiuntiva riguardo questa grande manifestazione. Verdi Notte nasce per volontà dell'associazione Avvenire e dell'allora presidente Pasquale Pulito, con lo scopo di promuovere e diffondere l'arte canora e la cultura musicale tra i ragazzi di ogni nazionalità. L'intento di aggregazione ed educazione dei giovani è stato poi ribadito anche per questa edizione dall'attuale presidente dell'associazione Avvenire, Domenico Pulito, che salutiamo e ovviamente gli facciamo un applauso. Ho parlato di aggregazione, proprio di aggregazione dobbiamo parlare, perché il Verdi Notte ospita per tutte le edizioni e anche per questa edizione concorrenti sia italiani che stranieri, tanto da determinare una dimensione sia infraculturale tra noi italiani, che oggi sembriamo tanto divisi, poi abbiamo cantato anche l'inno, quindi abbiamo fatto un omaggio al nostro paese, sia interculturale, ossia tra ragazzi, bambini e giovani italiani e stranieri. Il Verdi Notte rappresenta sempre di più nel corso degli anni un progetto comune che coinvolge tutta l'organizzazione e che poi è consegnato ai ragazzi e ovviamente alle loro famiglie. Ieri sera, e lo ribadisco per chi non ci avesse seguito, per chi non fosse stato in nostra compagnia, la gara canora ha visto la prima esibizione nonché valutazione dei tre settori in gara, bambini, ragazzi e giovani. Questa sera riascolteremo le loro voci, il loro talento, tutti i brani in gara e scopriremo quali sono gli interpreti cui sarà assegnata l'ambitissima nota d'oro per il rispettivo settore. Scopriremo chi si è aggiudicato tra gli autori l'ambito premio trofeo Città di Battipaglia, nonché il premio Marielle Ventre e la prestigiosa medaglia d'argento per la qualità vocale. Facciamo quindi un applauso a tutti i concorrenti di questa 29esima edizione, li abbiamo già ascoltati ieri, abbiamo già imparato a conoscerli e questa sera li ascolteremo solo sicura ancora con più grinta e passione per quello che fanno. Voglio ricordare che questa sera, lo dico anche a voi ragazzi perché è un'occasione importante, è presente in sala Isabella Abiuso, talent scout di varie reti televisive, tra cui Rai, Mediaset e Sky. Un applauso, grazie. Prepariamo per la 30esima e siamo, diciamo, molto onorati questa sera di avere con noi tutta questa gente, numeroso. Il palazzetto è quasi pieno, devo dire, stasera. Sono veramente contento di questo. Vuol dire che Verdi Notte ha attecchito bene e andiamo avanti, cerchiamo di fare le cose quanto meglio possibile. Lascerei adesso la parola al nostro ospite amico, mi suggerisci? E io accetto ben volentieri, questo. L'onorevole Alfonso. Grazie Presidente. Grazie, sì. Semplicemente un saluto prima di iniziare. Mi sono definito amico perché tale credo di essere, di Verdi Notte, dell'associazione Avvenire, della famiglia Pulito e di quanti lavorano ogni anno alla riuscita di questa bellissima iniziativa sulla quale abbiamo scommesso da subito. Io dicevo, ma non scherzosamente, sul serio, Presidente Pulito, di aver accompagnato in un modo o nell'altro diverse funzioni che ho ricoperto fin da quando ero giovane funzionario e poi dirigente dell'ente provinciale del turismo di Salerno, tutte 29 queste edizioni. E allora io vorrei chiederti una cosa, anche con il mio apporto, l'apporto di ciascuno di voi, abbiamo fatto tanti applausi questa sera, ne faremo tanti altri, tutti meritati e tutti convinti, ma un applauso io lo chiedo per il Presidente Pasquale. Bellissima 29esima edizione, se tanto mi dà tanto, se cioè fino ad oggi c'è stato un costante crescendo ed oggi possiamo parlare non da oggi, di una manifestazione molto matura che si afferma e viene anche osservata da autorevoli esponenti del mondo della informazione.
trasmissione, della comunicazione dello spettacolo radio-televisivo, beh, vorrà dire che l'anno 21, 30ª edizione, cifra tonda, ci aspetta veramente un grande appuntamento. Allora, in bocca al lupo per questa serata conclusiva di quest'anno 29esimo della Divertinote, ma soprattutto buon lavoro per la 30ª edizione, buon divertimento a tutti, grazie. Preferisce definirsi del Verdinote, era doveroso, ma adesso passiamo ad illustrare praticamente quelli che saranno gli artefici delle decisioni, dei premi di questa ultima serata del Verdinote Festival. Abbiamo avuto tre giurie nel corso anche di questa 29esima edizione, una giuria che è la giuria per il premio Maria Leventre, composta da 30 ragazzi, la quale già si è espressa, ha già dato un risultato per questo premio molto importante che sarà assegnato al testo che meglio rispecchia le tematiche giovanili questa sera. Abbiamo avuto e abbiamo ancora con noi, quindi facciamo subito un applauso alla giuria dei ragazzi, 10 ragazzi con particolari attitudini musicali provenienti da diverse città.